qualche piccolo problema del PowerPoint. Allora, voglio presentare un ragazzo, più o meno un vostro coetaneo, Samuele Vinanzi. Samuele Vinanzi è nato a Palermo nel 1990. Dopo il diploma sceglie di frequentare i corsi di ingegneria e informatica presso l'Università di Palermo. La sua passione per la tecnologia, tuttavia, non riesce a distoglierlo dal suo amore per la letteratura. Già all'età di 16 anni si cimenta nella scrittura di vari racconti, profondamente ispirato da luoghi visitati durante i viaggi in Inghilterra, terra della mitologia nordica e della cura della narrativa fantasy. Signori, a voi lo scrittore di questo fantastico libro che vi farò illustrare direttamente da lui grazie a un bel PowerPoint, Samuele Vinanzi. Ciao Samuele. Buongiorno a tutti. Allora, io ho dato soltanto una piccolissima, così, tanto per introdurti, ma vorrei proprio che fossi tu a commentare un po' questo bel malloppo, questo libro che è scritto. Quindi parlaci un po' di questo titolo impronunciabile che... E infatti il titolo è una delle prime slide, mi dispiace che è venuto un pochettino scura. Ragazzi, ci vedete? Riuscite a vederlo? Penso che si legga poco e niente, però purtroppo si vede? Dobbiamo adattarci. Dai, si vede. Andiamo avanti con la slide. Quindi buonasera a tutti, io sono Samuele Vinanzi. Ve lo facciamo un applauso cortesemente? Applausi sono gratuiti, Bravi. Mi chiamo Samuele Vinanzi, come mi hanno appena introdotto, sono l'autore di questo libro che è stato stampato da poco, fantasy. Io ho avuto sempre la passione per i fantasy e finalmente un sogno di una vita finalmente si è realizzato, quindi adesso sono qui sperando di riuscire a coinvolgere pure voi in questa emozione che a me ha coinvolto per un 5 anni per riuscire a essere finito. Quindi 5 anni per la realizzazione di questo libro? Ho cominciato a scrivere questo libro all'età di 16 anni, ci ho messo 3 anni e poi fra correzioni... Adesso ne hai 84, no, ce l'hai fatta. 23. Okay. 23 anni. Tra correzioni e ricorrezioni adesso finalmente ce l'abbiamo fatta. Bene, quindi spiegaci un po' visto che... di sì, cosa parla questo libro. Quindi se andiamo avanti io vorrei innanzitutto... non si vede, quindi questo titolo strano, mi rendo conto, è un pochettino impronunciabile, di Prechtenragun. Io non vorrei... Prechtenragun. Heracun. Sì, questo qua è Elfico Sindarin di Tolkien, ho preso in prestito, è un nome che vuol dire dolore del drago. Lo mettiamo qui. Lingua elfica, sì. Lo mettiamo qui, ok. Ci sono alcune ragioni perché questo è il nome del gruppo di protagonisti che si fanno chiamare in questo modo, ci sono delle motivazioni legate perché alla loro infanzia e che si scopriranno all'interno del libro. Non voglio dilungarmi troppo con il titolo stesso. L'idea è nata... dimmi, l'idea, la cosa è nata, cosa ti ha spinto a fare un libro del genere? L'idea è nata, non è nata per essere scritta in un libro. Inizialmente questa era la trama di un gioco di ruolo a tavolo, un sistema che è conosciuto poco, viene chiamato GURPS, della Steve Jackson, gli stessi che hanno creato il gioco di Munchkin, probabilmente molti lo conoscono. Sì. E quindi quando avevamo 16 anni io e i miei amici, alcuni dei quali sono qua in sala con me oggi, abbiamo deciso di fare questo gioco e alla fine i miei amici entusiasmati da come era andata mi hanno detto: ma perché dobbiamo lasciarlo morire qua? Scrivici sopra un libro. Allora, quasi per gioco, allora ho detto: va bene, dai, 3 anni dopo eccolo qua, così è nato, siamo riusciti a partorirlo. Allora spiegaci, la copertina è veramente agghiacciante, infatti qui io vedo sotto un altro titolo che è Spettro di Ghiaccio. Sicuramente è più comprensibile. È più comprensibile alla lingua italiana, a noi poveri ignorantelli. E anche molto, direi molto d'impatto. Sì, di cosa tratta questo libro? Potresti darci qualche delucidazione riguardo sulla trama? Come ho già detto precedentemente, questo è un libro fantasy, si svolge un universo in stile medievale, completamente inventato, e parla di questa storia d'avventura fra 4 amici che sono legati sin dall'infanzia, in tenera età, e che purtroppo a causa di un incidente sono costretti a separarsi sulla soglia dell'adolescenza. Si ritrovano molti anni dopo, una decina soprattutto, ognuno ha percorso strade differenti, vi è chi è diventato un druido della comunità locale, chi si è arruolato nell'esercito dei paladini, chi invece è andato a fare il cacciatore di taglie. Insomma, si finiscono tutti quanti, però purtroppo il loro ritrovamento non è dei più felici, perché senza sapere né chi né perché
diciamo, si trovano sulla strada di questo, quello che sarà alla fine il nemico finale della storia, che cerca di mettere loro le questioni con le ruote. Allora parte un viaggio alla ricerca di una risposta, di una soluzione. È un viaggio che li vede crescere, li vede maturare, che partono che sono ancora poco più che ventenni e arrivano a formarsi sia mentalmente sia fisicamente e riescono a rafforzare questo legame di amicizia che rappresenta alla fine, diciamo, il concetto chiave del libro. Questo parla di amicizia e di come insieme si possono superare. È molto, molto profondo come significato per essere un normale libro fantasy, da quello che mi hai appena preannunciato. Mi sembra molto profondo come significato, l'amicizia è messo nel mezzo, messo tutte queste componenti un po' forti. È un messaggio che ci tengo veramente a trasmettere, perché io stesso ho vissuto questa amicizia molto forte con i miei amici, che non sono, i personaggi di questo libro sono ispirati a loro. Loro, dato che erano personaggi in un gioco di ruolo, alla fine sono stati loro stessi a darvi un'anima. Io semplicemente riporto tutto su forma cartacea, come un libro. E quindi diciamo che l'amicizia che io ho provato verso i miei amici in passato e tuttora come testimone della loro presenza qui è quella che io voglio raccontare in chiave fantasy dentro il libro. Questo è davvero bello quello che è. Io proporrei a questo punto, visto quello che ha accennato Samuele, un applauso all'amicizia. È veramente una cosa molto molto bella, e molto bello il messaggio che vuoi tramandare con questo libro. Io non so se tu vuoi aggiungere, c'è dell'altro da aggiungere? Beh, non tantissimo. Il libro può essere acquistato presso il sito della casa editrice, oppure anche online presso Amazon, il Mondadori, i siti principali. È stato pubblicato da poco, quindi ancora non è molto in circolazione, però si può trovare comunque online. In ogni caso, per chi fosse interessato a scoprire di più o nient'altro, io mi metterò qua all'angolo e ho un paio di copie del libro per chi può essere interessato. Bene, che altro dire? Samuele Vinazzi, col suo libro, acquistatelo. Grazie. Grazie mille. Grazie Samuele. Rimanete con noi, perché a breve avremo nuovamente quel personaggio che ha fatto ridere YouTube e ci ha fatto ridere pure prima di pranzo, e a gran richiesta lo facciamo riesibire.